Buonasera. Il segretario della Lega, Francesco Menani, ha commentato la vicenda del rinvio a giudizio per l'ex consigliere del PD Megale e dell'imprenditore Bonini. Il risultato elettorale del 2014, ha spiegato, potrebbe essere frutto di una forzatura su persone deboli. La gravità del momento necessita di una presa di posizione da parte del sindaco. Chiediamo a Pissoni di rassegnare le dimissioni, poiché non poteva non sapere. Se questo non avverrà, chiederemo al prefetto di commissionare il comune fino alle prossime elezioni. Nuovo arresto per spaccio in città, questa volta in via del Pretorio, dove da tempo i cittadini avevano segnalato movimenti sospetti. I carabinieri sono riusciti a fermare un marocchino di 30 anni che stava vendendo droga ad un ragazzo. Al momento dell'arresto, l'uomo aveva con sé, oltre ad una dose di cocaina, 9 grammi di hashish. È in programma per giovedì prossimo alle ore 20 l'ultima seduta dell'anno del Consiglio Comunale. I punti all'ordine del giorno saranno 8, tra questi l'approvazione del budget 2019 di SGP, delle tariffe 2019 della Tari e del bilancio di previsione 2019-2021. Ed ora passiamo allo sport. Il Sassuolo si prepara per la gara di domenica in casa del Frosinone con tanta voglia di ritrovare i 3 punti dopo l'incredibile pareggio contro la Fiorentina. Il centrocampista Alfred Duncan ha parlato del momento della squadra. Dopo il pareggio beffardo contro la Fiorentina, il Sassuolo si prepara a voltare pagina. Innanzitutto noi siamo stati ingenui secondo me perché potevamo gestire al meglio gli ultimi 10 minuti, ma non è andato così. C'è un po' di rammarico per la partita pareggiata perché sono 2 punti, 2 punti buttati, ma comunque dobbiamo essere arrabbiati nella maniera positiva in vista della partita di domenica contro Frosinone e cercare di fare molto meglio. Il mister lo dice quasi ogni settimana che la squadra non è ancora al punto in cui lui pensa di poter portare la squadra, che non siamo ancora al nostro massimo di nostro potenziale, quindi diciamo che ogni settimana prendiamo dei punti molto positivi, ma c'è sempre qualcosa che ci va male, quindi dobbiamo imparare a essere maturi prima possibile, perché stiamo buttando tanti punti per strada e questo non è fatto bene. Spero almeno di arrivare in fondo senza avere rimpianti di quello che abbiamo fatto nel passato. La gara di Frosinone però potrebbe rivelarsi complicata. No, ma diciamo che la prova è quasi ogni settimana, perché ogni settimana viene con una partita da sé, quindi dobbiamo cercare di fare molto meglio rispetto a altre uscite. E visto che non vinciamo da un po' di partite, dobbiamo cercare di portare a casa 3 punti, che sappiamo noi stessi che non sarà mai una partita facile, ma comunque dobbiamo cercare di dare il meglio e andare oltre le nostre possibilità. Penso che è un ambiente caldo e loro sicuramente giocando in casa cercheranno di dare qualcosa in più davanti ai loro tifosi, ma comunque noi dobbiamo essere altrettanto cercando di tenere botta e cercare di fare il nostro gioco comunque, a prescindere di come sarà Frosinone domenica. A Frosinone i nerverdi troveranno diversi ex compagni di squadra, tra questi anche Goldaniga e Cassata. No, diciamo che loro sono ragazzi bravi e molto, molto forti come giocatori. Lo sanno come giochiamo, ma comunque saranno un po' anche arrabbiati perché loro volevano essere anche qui con noi e fare parte della squadra, ma comunque non hanno avuto questa possibilità, quindi cercheranno di dare il loro meglio, ma sarà parte nostra cercare di limitarli. Il mese di dicembre potrebbe essere un passaggio decisivo della stagione. Mancano queste 4 partite, dobbiamo cercare di raccogliere più punti possibile per chiudere bene il girone d'andata, così possiamo riposare bene sapendo di aver fatto un buon lavoro e ricaricare per il girone di ritorno. Movimenti di mercato per il Sassuolo Calcio Femminile. L'attaccante Melania Martinovic passa a titolo definitivo all'Atalanta, mentre la squadra di Mister Piovani ufficializza l'arrivo in prestito del centravanti Michela Cambiaghi.
grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento come sempre a domani, buona serata.